Ha accertamenti in corso per il calciatore che potrebbero durare anche più giorni. È l'unico aggiornamento che arriva dalla Salernitana sulle condizioni di Iron Gomi. Massima riservatezza del club granata sullo stato di salute del centrocampista che, mentre era a casa insieme alla compagna, ha accusato un malore che ha indotto proprio la giovane compagna ad allertare i soccorritori, che hanno immediatamente trasportato il calciatore al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno, da dove, dopo gli iniziali esami, è stato trasferito in reparto per ulteriori approfondimenti che serviranno a risalire alla causa del malore. Per Gomi e la compagna tanta paura, ma il calciatore non ha mai perso conoscenza, così come riferito ai sanitari del Ruggi e dal medico sociale della Salernitana, è intervenuto per sincerarsi delle condizioni del francese. Il club granata resta costantemente in contatto con i medici dell'ospedale. Gomi è uno dei volti nuovi della Salernitana, arrivato il 1 febbraio scorso, non ha trovato però molto spazio. Pochi minuti giocati in 5 partite, l'ultima presenza venerdì scorso a Frosinone, nel finale della gara persa 3-0 che ha sancito il ritorno in B di Granata. Sono piuttosto puissant, c'è ma qualità forte. C'è un lavoro di gruppo, faut travailler tous ensemble, se battre sul terreno come se c'était une bataille.